nell'ambito del progetto Mediator, che si occupa, come sapete bene ormai, dell'aggiornamento professionale degli operatori, e oggi in particolare tratteremo l'argomento dell'accesso dei minori stranieri non accompagnati al sistema sanitario nazionale. E prima di introdurre i relatori di oggi, vi ricordo come sempre che il progetto Mediator, che è giunto alla conclusione della sua 8ª edizione, speriamo, confidiamo, proseguirà anche nella 9ª edizione, mette a disposizione di tutti gli operatori il forum sul quale è possibile porre dei quesiti, anche eventualmente di chiarimento dell'incontro di oggi, se sarà necessario, o in generale su tutte le tematiche dell'immigrazione, perché oltre agli avvocati dell'ASI ci sono altri esperti che possono rispondere sui specifici quesiti che vengono posti sul forum. Chi non fosse ancora iscritto ma fosse interessato, o chi avesse perso la password, può scrivere all'indirizzo mail indicato in chat per chiedere le credenziali per accedere al forum. Detto questo, vi dico come è articolato l'incontro. Inizierà la dottoressa Lorenza Rossi, che è pediatra dell'ospedale di Cirié, che illustrerà un breve video sull'importanza del pediatra nella cura del bambino, del minore, e seguirà poi Loredana Masseria, che è responsabile della semplificazione amministrativa, e ci farà un excursus sull'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, e infine prenderà la parola l'avvocato Alessandra D'Angelo, che darà un quadro legislativo della tutela sanitaria del minore straniero non accompagnato. Detto questo, passo la parola alla dottoressa Rossi. Grazie. Buongiorno a tutti, condivido le slide. Le vedete? Sì. Ok, allora, buongiorno a tutti, sono Lorenza Rossi, sono una pediatra e lavoro presso l'ospedale di Cirié, in pronto soccorso, neonatologia e nel reparto di pediatria. Negli anni passati invece ho studiato durante la specialità alla Regina Margherita, frequentando soprattutto il pronto soccorso, e ho svolto un po' di sostituzione sul territorio dei pediatri di libera scelta. Ringrazio per l'invito per questo webinar e spero che sia interessante. Il video lo proietterò alla fine della presentazione. Ok, allora, proprio negli anni sia di studio che di lavoro ho assistito più volte a tante difficoltà che presentano le famiglie straniere per curare i propri bambini. Talvolta anche non solo per curare i propri bambini quando stanno male, ma cercano anche solo semplici risposte a domande sulla salute in generale, sulla crescita dei loro bambini, e spesso non sanno a chi rivolgersi. Non sanno quando è necessario andare dal pediatra di libera scelta, quando è necessaria una visita o quando solo serve un consiglio telefonico, quando invece possono andare al consultorio, quando possono affidarsi alla guardia medica o quando invece è strettamente necessario andare in pronto soccorso. E devo dire che proprio lavorando in pronto soccorso sono tantissimi gli accessi delle famiglie straniere che portano i propri bambini. Qua in basso vediamo appunto i codici bianchi, i codici verdi, quindi codici di bassa gravità, e spesso i bambini stranieri vengono anche per questi motivi, proprio perché sono mal informati o poco informati. Magari vengono per un po' di raffreddore, un po' di tosse, febbre da poche ore ma senza che vi sia un motivo di allarme, e fanno lunghe, lunghe code, a volte 6, 7, 8 ore in pronto soccorso, soprattutto a Regina Margherita, dove le code già sono molto lunghe, perché hanno un codice di priorità basso, e questo porta a lunghe code, i bambini che stanno tanto in attesa, e a un sovraffollamento ovviamente del pronto soccorso. Però capita anche un po' il contrario, purtroppo. Alcuni bambini purtroppo arrivano invece troppo tardi, quindi con codici rossi, codici arancioni, per motivi già gravi, proprio perché
a domicilio non sono stati identificati i veri motivi di allarme e quindi questo può portare a un ritardo nelle cure. Devo dire che ne vediamo un po' in entrambe le fasce, sia codici molto bassi con bimbi che aspettano tanto e sia codici invece di alta gravità dove i bimbi arrivano un po' troppo tardi. Quindi questo fa capire che c'è proprio un problema di comunicazione spesso, una mancata informazione per queste famiglie. E di sicuro devo dire che il problema principale molto spesso è la barriera linguistica, perché magari sono famiglie che vivono da poco in Italia, che non comprendono bene la lingua. Ma anche noi medici, personale sanitario, diciamo che abbiamo qualche colpa, perché spesso facciamo delle prescrizioni in italiano, scrivendole non bene, spesso diamo consigli telefonici per WhatsApp, spesso lasciamo dei fogli informativi, ma sempre scritti in italiano, e per le famiglie questo può essere difficoltoso da capire. Ancora alcuni pazienti ci dicono proprio che arrivano il sabato magari e dicono che non sono riusciti a contattare il pediatra. Pediatra che già spesso è difficile magari da contattare per le famiglie italiane, pediatra che magari nel weekend lascia un messaggio in segreteria telefonica in italiano, molto rapido, lasciando un altro numero di telefono su cui chiamare e ovviamente loro non lo capiscono perché la barriera linguistica è importante. E poi sempre per darci un po' di colpa, perché un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi, personale sanitario e medici, spesso abbiamo poco tempo. Sembra sempre di andare veloce, si dedica spesso poco tempo ai pazienti, invece i pazienti stranieri sono quelli che hanno più bisogno di tempo. E quindi consigli rapidi, frettolosi al telefono ovviamente non sono quelli adatti a loro. E poi ancora un altro punto importante, la tanta burocrazia. Perché quando nasce un bambino deve andare a iscriversi al sistema sanitario nazionale, poi magari richiede l'esenzione per reddito, poi sceglie il pediatra e sono tutte cose difficili spesso per un italiano e quindi immaginate per una famiglia che non comprende bene la lingua. E, molto spesso alcuni pazienti, alcuni bimbi arrivano anche in pronto soccorso dicendo che loro non hanno mai preso un pediatra. Anche se sono regolari con permesso di soggiorno, non hanno mai capito bene di dover andare all'ASL, dover richiedere la tesserina sanitaria e così scegliere il pediatra. Magari hanno fatto i primi passaggi, ma non sono riusciti a scegliere il pediatra. E quindi sono tutti bambini che arrivano magari in pronto soccorso per una visita di controllo generale perché loro non hanno mai visto un pediatra. E questo è un segno abbastanza d'allarme. E poi invece ci sono gli altri casi, perché ci sono anche bimbi che invece vengono proprio in pronto soccorso perché è l'unico punto in cui possono venire proprio perché non hanno i documenti e pensano di non avere diritto a un pediatra. Invece anche tutti i bambini, anche irregolari, senza permesso di soggiorno, con i genitori che non sono a posto con i documenti, possono recarsi presso un centro ISI, richiedere la tessera STP di straniero temporaneamente presente e hanno diritto al pediatra del consultorio. E queste sono informazioni importantissime per ogni famiglia straniera, che purtroppo spesso non riescono ad arrivare, perché spesso non dedichiamo abbastanza tempo. E, lavorando soprattutto negli ultimi anni, da 2 anni che lavoro all'ospedale di Cerié, e mi sono quindi occupata anche di neonatologia e del punto nascita, quindi di dimissione dal nido, mi sono resa conto che nel vortice di emozioni di un primo bimbo nato, molte informazioni sono difficili da comprendere e mettere poi in pratica, sia per una famiglia italiana, ma ancora di più per una famiglia straniera. Perché ovviamente magari sono il primo figlio, queste mamme sono arrivate da poco in Italia, hanno magari mariti, compagni che parlano anche loro poco l'italiano, gli diamo tantissime informazioni. Da quando nasce, come pulire il bambino, come allattarlo, come dare poi le vitamine a casa, come scegliere il pediatra. E tutte queste informazioni in questo vortice di emozioni sono proprio difficili da capire. In più, spesso diamo l'agendina della salute che hanno tutti i bambini, con i vari fogli, con i vari appuntamenti, con le vitamine, tutti scritti in italiano, ed è proprio difficile che la famiglia poi riesca a mettere in pratica tutto.
Quindi, soprattutto negli ultimi anni, mi sono accorta che queste sono le famiglie più fragili, sono famiglie che devono essere seguite. Dobbiamo fare una dimissione protetta e questo vuol dire piuttosto cercare di spendere anche una giornata in più, piuttosto si tiene la mamma un giorno in più al nido, cercando di spiegare tutto correttamente. E qui gioca un ruolo importantissimo quello del mediatore culturale, perché la mediatrice, il mediatore culturale è quella persona che riesce a creare il legame fra noi, personale sanitario, e i genitori. E dobbiamo essere sicuri che questi bambini, queste famiglie, vadano a casa con le informazioni ben recepite, ben comprese. E poi cosa possiamo fare? Dare gli agganci sul territorio, un consultorio per l'allattamento e se c'è bisogno anche far intervenire gli assistenti sociali per aiutarli magari da un punto di vista economico, da un punto di vista della famiglia. Quindi credo che soprattutto per i bimbi che nascono in Italia e sono stranieri, dobbiamo, un punto fondamentale è proprio la dimissione dal nido, che deve essere protetta e sicura per questi bambini, perché se no tutto sarà più difficile. Se non gli forniamo alla nascita tutte le informazioni, ovviamente saranno poi in difficoltà. Proprio per questo, proprio perché mi è capitato di dover aiutare tante famiglie straniere negli ultimi anni di lavoro, soprattutto da quando lavoro anche in neonatologia, sono stata molto felice di partecipare l'anno scorso a questo bellissimo progetto che si chiama La salute dei piccoli con CCM Amref, per cui abbiamo fatto un video molto chiaro, con poche informazioni, ma spero il più chiare possibili, con la partecipazione delle mediatrici culturali che hanno tradotto queste informazioni in diverse lingue. E proprio per cercare di far capire il ruolo del pediatra, perché il pediatra per ogni bambino da 0 a 14 anni non è solo una figura che deve essere utile quando il bambino sta male, ma è una figura che deve essere presente sempre, per ogni bambino anche quando sta bene. Deve passare questo messaggio, abbiamo cercato di far passare questo messaggio per cui il pediatra è una persona che deve seguire il bambino in tutta la sua crescita, anche quando sta bene, per i bilanci di salute, per seguire la crescita, per ricordare quando fare le vaccinazioni, per cogliere quei segnali di allarme che possono magari essere premonitori di patologie. Ma il bambino va seguito anche quando sta bene e spesso invece i bambini stranieri vengono portati soltanto quando stanno male, spesso in pronto soccorso e ci rendiamo conto che magari non hanno fatto i bilanci di salute che vanno fatti per tutti i bambini. Poi sempre in questo video, adesso lo vedrete, vi anticipo ancora due cose. Abbiamo cercato di far capire un po' quando bisogna recarsi dal pediatra per una visita o al consultorio, o quando invece bisogna riconoscere i segnali di allarme e portarli in pronto soccorso. E poi, altra cosa molto molto importante e fondamentale, abbiamo cercato di dare delle chiare indicazioni sulla burocrazia, perché come già detto può essere difficile per una persona che parla bene l'italiano e quindi immaginiamo per delle famiglie che fanno fatica per la lingua. Quindi ora vi farei vedere il video che dura 5 minuti circa. Vi ringrazio, spero che si sia sentito. Ok, parto col video. Lo vedete? No, non riusciamo a vederlo al momento, Ora. probabilmente perché stai condividendo ancora la scheda delle Allora, slide. aspetta. You don't happen to say my gut doubts about the health Ah, of my children. My altrimenti. name is Sandra. I'm from Nigeria. With the help of Lorenza, No, the non pediatrician, who funziona. work voluntarily Lo with the schermo. Association of Amref, we will try to Non clarify si sente neanche, how our giusto? children Lo can get sentiamo. the necessary in the Se vuoi territory. spostarlo posso poi Ciao, farlo, non è un sono problema. Lorenza, sono Scusa. pediatra, lavoro all'ospedale di Civita. Aspettate. Ok. Interrompi la condivisione.
Eccoci, adesso sì, dovrebbe funzionare. Sì, se vuoi ritornare dall'inizio, perfetto, così. Ok. Grazie. You don't have to say when I get doubts about the health of my children. My name is Sandra. I'm from Nigeria. With the help of Lorenza, the pediatrician, we they work voluntarily with the Association of AMREF. We will try to clarify how our children can get the necessary cure in the territory. Ciao, sono Lorenza, sono una pediatra, lavoro all'ospedale di Cirie. Volevo chiedervi cosa vi piacerebbe sapere. In Italy, all children get right to receive all treatments by specialist doctor. Not so, I won't get them. Sì, hai ragione. In Italia il medico che si occupa dei bambini si chiama pediatra e tutti i bambini hanno diritto ad averne uno, sia gli italiani che gli stranieri, sia gli stranieri regolari col permesso di soggiorno, sia quelli irregolari che non ce li hanno. Wow, it is good, well, well. But sometimes it is difficult to understand how I won't move to get a pediatrician. I they think of many documents where they go ask me. Sì, hai ragione. Cerchiamo di capire un po' come funziona. Se sei irregolare, puoi andare all'ASL, richiedere il tesserino sanitario e con quello potrai scegliere il tuo pediatra. Se invece sei irregolare, dovrai andare nel centro ISI più vicino a te, a Torino, e richiedere una tessera STP e pediatrici. This ISI center for Torino, where in day? I centri ISI a Torino sono due, Savona 24 o in via Monginevro 130. Anche tu da genitore potrai andare là, richiedere il tesserino STP anche per te stesso per avere le cure ambulatoriali nei centri ISI. Once my baby don't get pediatrician and I won't reach him, I go move. Quando scegliete il pediatra vi verrà dato un tesserino su cui saranno segnati i loro numeri di telefono e gli orari in cui sarà presente in studio. Più o meno sono dalle 2 alle 4 ore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Negli altri orari sarà presente una segreteria telefonica. Dal lunedì al venerdì dalle 8 circa del mattino fino alle 19 di sera, il sabato invece dalle 8 alle 10 del mattino. Negli altri orari invece bisognerà rivolgersi alla Guardia Medica di Torino o invece in caso di vere e proprie urgenze andare in pronto soccorso. I know say pediatrician, they follow up children till they are 14 years. Now so, what's so important that they get a specific doctor we go follow them up till they reach that age? Perché tutti i bambini devono fare dei regolari controlli di salute, che si chiamano bilanci di salute, proprio per controllare la crescita, lo sviluppo neuromotorio, per vedere che inizia a camminare in modo adeguato, che inizia a parlare bene. E inoltre il pediatra deve fare prevenzione, quindi deve andare a individuare quelle situazioni di rischio per lo sviluppo di possibili patologie. It is very interesting. So for the first few years of their life, doctor will monitor them. If you monitor their growth, and if you monitor their health. I feel still reach pediatrician if my baby no dey well. Sì, certo, assolutamente. Il pediatra deve essere la prima persona a cui vi dovete rivolgere se il vostro bambino sta male e sarà lui che deciderà, in base alla chiamata, in base al racconto dei sintomi del vostro bambino, se può vederlo già il giorno stesso o se magari vi programmerà una visita nei giorni successivi. When baby they fall sick all the time, this thing they fear me well, well. And the first thing where I think not to carry and go pronto soccorso. In what situation they really necessary? È normale che ci si spaventi quando il proprio bambino sta male, però è importante prima di tutto stare calmi, cercare di contattare il proprio pediatra per capire se c'è bisogno di una visita urgente o meno. Ad esempio, la febbre che spaventa tanti genitori in realtà non è di per sé un motivo di urgenza e preoccupazione. Un bambino con la febbre, anche alta, ma che è tranquillo, non è un motivo di allarme, anche se ha 40 di febbre. Gli diamo la tachipirina, la febbre scenderà, lui starà meglio e potrò farlo vedere dal pediatra il giorno dopo. Se io invece ho un bambino che ha anche solo 37 e mezzo, 38, ma è molto stanco, molto affaticato, molto in malessere, ovviamente quel bambino è un bambino da far vedere nel giro di 24 ore. Se non può il pediatra, dovrete portarlo al pronto soccorso. Un altro caso importante è il bambino sotto i 3 mesi di vita che deve sempre andare in pronto soccorso, perché la febbre in un bambino piccolo può nascondere delle infezioni molto gravi. Un'altra cosa che preoccupa spesso i genitori è la tosse.
ma la tosse di per sé non è un motivo per andare in pronto soccorso, ma lo è se c'è la difficoltà respiratoria. E come lo vediamo? Vediamo dei bambini che non solo tossiscono, ma respirano molto in fretta, quindi hanno una frequenza respiratoria molto aumentata, spesso fanno un buchino qua sotto il collo, proprio perché cercano di utilizzare tutti i loro muscoli per respirare il più possibile. Un altro motivo ancora è un bambino che vomita tante tante volte e non riesce a prendere assolutamente nessun liquido per bocca. Ancora un altro motivo che spesso spaventa i genitori sono le macchie sulla pelle, spesso non sono gravi, però è importante valutare che macchie sono. Una cosa che è molto semplice da fare e da ricordare: passiamo un dito sopra le macchioline, se le macchioline sulla pelle si scompaiono, comunque schiariscono quando noi le comprimiamo, possiamo stare tranquilli e aspettare la visita del nostro pediatra. Se abbiamo invece delle macchioline molto rosse che non scompaiono e non schiariscono quando ci passiamo sopra il dito, dobbiamo portarlo in pronto soccorso. Motivi gravi per cui andare in pronto soccorso sono: se il bambino batte la testa, ha necessità di avere una visita nel giro delle prime 6 ore dal trauma. All this information, they're very important, well, and they're very interesting. I think, say, to get good rapport with the pediatricians, it is very, very important. Thank you very much, Lorenza, for this chatting. Grazie a voi, spero di esservi stata utile e alla prossima, speriamo. Grazie a voi. Grazie del suo intervento, è stato sicuramente molto interessante per introdurre il proseguimento degli interventi successivi. Passerei la parola alla dottoressa Loredana Masseria, prima non ho specificato che è responsabile per la semplificazione amministrativa ovviamente dell'ASL Città di Torino. Ci dica pure, grazie. Buongiorno a tutti. Beh, certo, ascoltare la dottoressa Rossi è stato bello perché, insomma, la mission medica sicuramente è più affascinante di noi amministrativi, che siamo sempre burocrati e quindi siamo meno simpatici. Adesso io cercherò di farvi spiegare, di farvi vedere perché molto spesso siamo così antipatici e scontrosi. Allora, innanzitutto partirei dalla nostra Costituzione, che oltre 70 anni fa quindi già riconosceva e garantiva i diritti inviolabili dell'uomo, quindi sia nelle forme sociali sia nella sua personalità, per specificare un obbligo di solidarietà sia politica che economica e sociale. Nell'articolo 3 poi della Costituzione si parla già non più dei diritti inviolabili dell'uomo, ma proprio di cittadini, cioè di persone che fanno già parte di una comunità e quindi hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, anche spiritualità più di recente è stato inserito. Da questo deriva la tutela della salute, che attraverso l'articolo 32 la nostra Costituzione garantisce all'individuo, non solo come diritto dell'individuo, ma anche nell'interesse di tutta la collettività, garantendo le cure anche agli indigenti. C'è anche un altro articolo interessante della nostra Costituzione, che è l'articolo 10, perché attraverso questo articolo il nostro Stato cede un po' della sua sovranità a favore del diritto internazionale, quindi si sottomette al diritto internazionale e anche la condizione giuridica dello straniero, che viene regolata da leggi internazionali, diciamo, diventano superiori rispetto a quelle nazionali. Sappiamo che lo straniero che arriva in Italia scappando da un paese dove sono limitate le libertà democratiche ha diritto all'asilo nella nostra Repubblica. Da questo deriva, gerarchicamente, sapete che la Costituzione è il nostro, diciamo, cappello massimo di normativa, di norma, e derivano tutte le leggi.
Questo è un decreto legislativo del 286 molto famoso del 1998 che regola l'ingresso dei cittadini stranieri sul nostro territorio e anche se sono in regola con il permesso di soggiorno hanno comunque diritto alle prestazioni urgenti ed essenziali. Come vedete qua ho messo lì i sì perché se non sono in regola possono accedere alle cure sanitarie attraverso i sì. Ma cosa significa cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali? Viene specificato proprio dal Ministero, le cure urgenti sono quelle che non possono essere derogate, quindi sono indifferibili perché c'è un pericolo immediato per la vita di una persona. Le cure essenziali sono quelle prestazioni diagnostiche o terapeutiche che anche se non hanno questo carattere di urgenza, però nel tempo possono causare un danno alla salute. E questo si ricollega sempre a quel principio della Costituzione che abbiamo visto, dove la Costituzione attraverso il riconoscimento di un diritto alla salute di qualsiasi persona riconosce sempre la tutela della salute della collettività e quindi è molto importante. I centri ISI infatti sono per gli stranieri che non sono regolari, quindi le prestazioni ambulatoriali prevedono un pagamento del ticket a parità del cittadino a meno che non ci sia una dichiarazione di stato di indigenza. Per accedere al centro ISI, il centro ISI rilascia un apposito tesserino sanitario che è semestrale, rinnovabile, e si chiama STP per gli extracomunitari, ENI per i comunitari, soprattutto dopo il 2007, quando sono entrati in Europa bulgari e rumeni, non avevano ancora il nostro tesserino TEAM, e quindi veniva utilizzato questo codice ENI, oggi praticamente sta quasi scomparendo. I soggetti si hanno diritto poi a un'esenzione che si chiama X01, però attenzione, questa esenzione non è come quella che possiamo rilasciare quando c'è l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Questa è una esenzione per prestazione, cioè il cittadino che afferisce a un ambulatorio degli ISI dichiara di essere in uno stato di indigenza, quindi compila un modulo ed è il medico che in quel momento può utilizzare il codice X01 sulla prescrizione. E tutte le volte che c'è una prescrizione, una visita, il cittadino deve ricordare di avere diritto a questa esenzione, che è poi diversa da quella che vedremo per chi si iscrive al Servizio Sanitario Nazionale. Tutti i cittadini non regolari che accedono all'ISI non possono essere segnalati in alcun modo all'autorità giudiziaria di pubblica sicurezza, quindi, salvo alcuni casi obbligatori, e quindi anche i nostri programmi, diciamo, di registrazione sono separati. E tra l'altro l'ISI dipende dal Ministero degli Interni, poi lo vediamo meglio, mentre invece le iscrizioni regolari arrivano tramite il Servizio Sanitario Nazionale che dipende dal Ministero della Salute. Per chiarezza, per essere chiari, quindi ISI e Servizio Sanitario sono due rette parallele, non si devono incontrare mai. Questo lo dico perché qualche mese fa una dirigente del comune aveva chiesto per i pazienti, per cittadini iscritti all'ISI, se noi della ASL potevamo utilizzare delle esenzioni invece che normalmente utilizziamo per quelli iscritti. E non è proprio possibile perché, come dicevo prima, c'è l'obbligo di non segnalazione all'autorità giudiziaria. Allora, i casi particolari che sono sempre garantiti sono comunque la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, che è la Convenzione di New York, le vaccinazioni,
E su questo punto vi posso dire che io faccio anche la giornalista in ASL, che intervistando una volta il direttore delle vaccinazioni, visto che in Italia c'è sempre stato un problema di raggiungere il 96% di tutte le vaccinazioni obbligatorie, perché molto spesso va di moda non vaccinare i bambini. Ebbene, lui mi diceva che sulle vaccinazioni, soprattutto i genitori di bambini extracomunitari, soprattutto africani, hanno una copertura quasi del 50%, perché sono popolazioni che hanno avuto contatto con epidemie davvero pericolose come l'Ebola, ma anche il morbillo può causare una morte, e quindi quando vengono in Italia sono molto responsabili e ci tengono a che i loro figli siano tutti vaccinati. Quindi anche gli interventi di profilassi internazionale, insomma, sulle malattie infettive, eccetera. Quindi, come dicevo prima, la tutela dei minori stranieri in Italia trova fondamento nella Convenzione internazionale, soprattutto quella di New York del 1989, che stabilisce una tutela particolare e totale per i minori al di sotto dei 18 anni presenti in Italia. Questo è stato ribadito poi con un DPCM del 2017, dove viene prevista l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, che non va confuso, ripeto, con l'ISI. Quindi i minori stranieri in questo caso hanno diritto alle cure in piena parità dei cittadini italiani. La legge Zampa, poi la numero 47 del 2017, stabilisce poi che questa iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, anche se ancora non si è perfezionato il permesso di soggiorno e quindi e anche se ancora non c'è una non si è, diciamo, andati al comune per segnalare l'abitazione o il domicilio del minore. E al bimbo poi può essere riconosciuto, quindi si iscrive al Servizio Sanitario Nazionale, poi si attiva il permesso di soggiorno che può essere richiesto per minor età su richiesta del minore stesso e deve essere fatto dall'esercente della responsabilità genitoriale oppure dal tutore che è stato nominato. E poi c'è anche un permesso di soggiorno per motivi familiari per i minori che sono stati dati in affidamento. E questi sono in genere come età, vanno dai 14 ai 18 anni. Cosa significa iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale? Volevo un attimo spiegare quali difficoltà abbiamo noi diciamo operatori di una ASL. Come sapete, il Servizio Sanitario Nazionale si dipana in tre categorie: assistenza ospedaliera, territoriale e collettiva, dove poi il riparto delle quote economiche viene fatto anche in maniera diversa. Il nostro sistema sanitario ha una gerarchia che parte dallo Stato, poi attraverso i ministeri, poi nelle conferenze Stato-Regioni ci sono degli accordi ben precisi, diciamo si dipana la normativa che viene diramata alle regioni e a livello locale alla fine ci sono le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere. Quali norme? Volevo appunto cercare di farvi capire quali norme impattano nell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e noi operatori dobbiamo stare attenti a rispettare. Quindi il governo fa, attraverso le sue politiche, investe, diciamo, i ministeri preposti, interni, salute, finanze, eccetera, eccetera. Dagli interni sappiamo che dipende il comune, la prefettura, la questura, dalla salute e poi attraverso le conferenze che abbiamo visto la regione arriva all'ASL e il Ministero delle Finanze attraverso l'Agenzia delle Entrate ci dà altre indicazioni. Quindi noi molto spesso riceviamo indicazioni dai tre ministeri deputati che sono interni, salute e finanze e qualche volta capita che non siano perfettamente allineati. Ci è capitato con le esenzioni per reddito, che non è l'argomento di oggi, però per accontentare tutte queste normative a noi dobbiamo soddisfare alcuni requisiti che sono il codice fiscale
e abbiamo il nostro programma, che poi vi faccio vedere, è proprio collegato con l'Agenzia delle Entrate ed è collegato anche con il Comune, dove ci sono i dati sull'indirizzo. Se noi quindi riusciamo a soddisfare codice fiscale, indirizzo, TEAM, noi non abbiamo problemi nell'iscrizione. Questa videata qui è la videata del nostro programma, del programma che utilizziamo, si chiama Aura. E non è il programma che utilizza l'ISI, che come sappiamo, come vi ho detto prima, è separata. E in questo programma noi dobbiamo allineare tutti questi dati che vi dicevo, quelli che arrivano dal Comune, dall'Agenzia delle Entrate e dai vari ministeri. Quando noi inseriamo un nuovo bambino, in questo caso un nuovo soggetto, abbiamo la videata che nella parte superiore ha i dati che sono certificati dal Ministero delle Finanze e nella parte inferiore ci sono i dati che sono certificati dall'anagrafe comunale. E come scrivere quindi correttamente i minori privi di sostegno familiare per i quali l'autorità ha disposto un provvedimento? Quindi in questo caso noi ci riferiamo a bambini che diciamo sono posti sotto tutela o collocazione in un luogo sicuro di minore da parte dell'autorità giudiziaria, oppure sono quelli che sono dati in affidamento familiare o in strutture di accoglienza. Quindi i bambini sotto, i minori non accompagnati rientrano in questa categoria. Occorre presentare il codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, anche se ancora non si è attivata la procedura per il permesso di soggiorno, anche se ancora non si ha la residenza. Quello che ci è capitato, che abbiamo potuto vedere anche con i colleghi del comune, gli assistenti sociali che iscrivevano i bambini, è stato che il nostro programma, quello che vi facevo vedere prima, se non sono stati correttamente inseriti i dati anagrafici del bambino, ci blocca proprio la possibilità di iscrizione. Voi sapete che per il codice fiscale c'è un modulo da compilare, questo AA4/8, e io pregherei chi lo compila e lo presenta all'Agenzia delle Entrate di compilarlo correttamente, e soprattutto nelle parti che vi ho evidenziato qua in giallo, perché questo è proprio importante, visto che questi dati poi transiteranno anche al Comune e devono essere correttamente allineati. Questo è il caso di prima attribuzione e questo è per la variazione dei dati. Noi con il codice fiscale correttamente composto possiamo iscriverlo. E lo inseriamo nel sistema e poi il bambino ha diritto anche alla TEAM, che è il tesserino sanitario, che vedrete che dietro va degli asterischi perché non è valido per l'estero, non ha una validità per l'estero. I bambini in genere si iscrivono per un anno, in questo anno si perfeziona il permesso di soggiorno, la residenza al domicilio ed è rinnovabile. L'anno scorso, nel 2021, la Regione Piemonte ha riconosciuto poi ai bambini l'esenzione B18, da non confondere con la X01, perché come abbiamo visto l'ISI è un'altra cosa e dipende tutto dal Ministero degli Interni l'ISI. Invece questa è un'esenzione regionale voluta dalla Regione per i minorenni privi di sostegno familiare, per i quali appunto che ricadono nei casi che abbiamo visto prima, quindi tutela, affidamento nelle case di prima accoglienza ed è valida fino ai 18 anni. Ci ha complicato la vita un po' una circolare dell'Agenzia delle Entrate, perché in una circolare ha stabilito che l'AS può richiedere l'iscrizione, cioè il codice fiscale del bambino. Però stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate qui di Torino, con la direzione, perché questa è una procedura che crea un percorso ancora più gravoso, perché significherebbe che il tutore presenta la domanda a noi, noi la presentiamo all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate risponde a noi, noi convochiamo nuovamente il tutore
per il codice di scala e poi, e quindi bisognerebbe capire anche all'interno della ASL quali soggetti possono farlo. Il percorso più semplice è che il tutore all'Agenzia delle Entrate compili quel modulo che vi ho fatto vedere. E stiamo quindi lavorando perché molto spesso i labirinti burocratici si creano anche in questa maniera io spero che questo sia stato abbastanza chiaro. Grazie. Grazie, dottoressa Masseria. Non ho chiesto se c'erano delle domande al termine dell'intervento della dottoressa Rossi, però vi proporrei di fare magari le domande alla fine, dopo anche l'intervento dell'avvocato, perché le relazioni sono complementari e quindi forse viene più facile fare poi le domande alla luce anche dell'intervento dell'avvocato. Quindi se non ci sono urgenze passerei la parola all'avvocato Alessandra D'Angelo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Condivido anch'io il mio schermo. Così potrete vedere le slide. Così. Vedete, si vedono bene? Sì. Sì, grazie, perfetto. Allora, ringrazio innanzitutto sia per l'invito che per le precedenti relatrici che, insomma, nel precedere mi hanno anche anticipato in parte il mio intervento, però ringrazio perché mi dà modo di riprendere in maniera più sistematica tutta la parte, diciamo così, giuridica del mio intervento e tutto ciò che riguarda appunto l'accesso di minori stranieri non accompagnati e accompagnati al sistema sanitario nazionale. Allora, partiamo. Ho un problema a girare le slide. Ecco qua, risolto. Eccolo qua. Allora, io qui ho indicato, per chi fosse interessato ad approfondire maggiormente la questione, tutti i riferimenti, i maggiori riferimenti normativi che disciplinano proprio il diritto alla salute dei minori stranieri in Italia. Molti di questi riferimenti normativi sono già stati richiamati nelle precedenti relazioni, faccio presente appunto, sforrendole così rapidamente, tanto per avere un'indicazione, un'idea di cosa si sta trattando. Faccio riferimento alla Convenzione di New York del 1989 appunto sui diritti del fanciullo, la Costituzione di cui ha parlato bene la dottoressa Masseria, il testo unico immigrazione che è appunto questo decreto legislativo 286 del 98 che gli articoli 34, 35 e 36, quindi sono tre articoli, disciplinano sotto vari aspetti il diritto alla salute degli stranieri e questa normativa è proprio quel testo unico che cerca di dare diverse indicazioni rispetto proprio appunto ai vari profili che interessano la vita degli stranieri in Italia. Più specificamente legati proprio al diritto della salute troviamo la circolare del Ministro della Salute, la numero 5 del 2000, che fu la prima a dare delle indicazioni concrete e specifiche, proprio a dare dei profili più pratici a quei principi di diritto che erano stabiliti, che sono stabiliti ancora oggi sia nella Costituzione che nelle convenzioni internazionali. E poi la nostra Bibbia, diciamo così, perché quella dove si possono trovare in maniera molto schematica e molto chiara tutte le indicazioni rispetto alla salute degli stranieri, è proprio questo accordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 2012. Da ultimo si sono aggiunte la legge Zampa, che è questa legge numero 47 del 2017, che è andata a legiferare e a dare un corpo più sistematico alla normativa legata ai minori stranieri, in particolare ai minori stranieri non accompagnati in Italia. E ancora il decreto ministeriale del 2017 che
nel definire nuovi livelli essenziali di assistenza ci ha dato anche delle indicazioni specifiche proprio sui minori e adesso andremo a vedere. Più a livello, dicevo così, locale, due delibere regionali nella regione Piemonte, la prima del 2012 e la seconda del 2015, che hanno aiutato a chiarire una volta per tutte quello che era previsto, appunto, quali sono i diritti esercitabili dai minori stranieri qui in Piemonte, e una circolare applicativa ed esplicativa che ha seguito la seconda delibera regionale, appunto quella del 2015. Quindi nel 2015 abbiamo avuto una, diciamo così, qua in Piemonte, il Piemonte è stata una delle prime regioni, quindi molto ancora prima che arrivasse la legge Zampa e il decreto ministeriale, a assicurare l'iscrizione al servizio sanitario regionale a tutti i minori stranieri presenti in Italia. Qualche definizione, giusto per sapere insomma di cosa stiamo parlando. Allora, il cittadino extracomunitario, la differenza tra cittadino extracomunitario e cittadino comunitario, questi sono due riferimenti che vengono a cui si fa spesso, vengono spesso richiamati quando si parla del diritto alla salute del minore. Gli extracomunitari sono tutte quelle persone che provengono da uno Stato non appartenente all'Unione Europea. Al contrario, il cittadino comunitario, chi proviene da un paese appartenente all'Unione Europea. E ho fatto qua l'elenco attuale. Equiparati ai cittadini comunitari troviamo anche i cittadini appartenenti a uno Stato dello spazio economico europeo, quindi norvegesi, islandesi e cittadini del Liechtenstein, e i cittadini della Svizzera e del Regno Unito, oggi non più Unione Europea, per cui li abbiamo messi a parte, però diciamo così che hanno mantenuto una serie di privilegi paragonabili appunto a quelli che hanno ancora oggi i cittadini comunitari. Non so se vedete bene perché io qua la barra, spero che si veda in maniera chiara anche da casa. Ho provato a fare questa schematizzazione molto sintetica, quindi senza entrare nel dettaglio di chi ci va, chi rientra dove, però giusto per dare un quadro anche visivo, no? Di cosa prevede il diritto alla salute in Italia per i cittadini stranieri. Quindi faccio riferimento qua agli adulti in particolare, con una valutazione, un'osservazione ovviamente che segue questo schema, ovvero il fatto che i minori, laddove siano accompagnati da un genitore, seguono la strada del genitore, quindi il diritto garantito al genitore verrà esteso anche al minore, ma con qualche eccezione. Ci tengo a precisarlo fin da ora perché la dottoressa Rossi ha dato delle indicazioni, ma c'è un pezzettino in più da dire che secondo me è fondamentale. Allora, i cittadini extracomunitari regolari in Italia, quindi con un regolare permesso di soggiorno, a seconda della tipologia del loro permesso di soggiorno, potranno iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale in maniera obbligatoria o volontaria. Obbligatoria vuol dire è un loro diritto iscriversi, lo possono fare gratuitamente. Al contrario, l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale significa che non è un loro diritto, ma se vogliono iscriversi possono farlo dietro il pagamento di una quota, quindi ci si iscrive, la volontarietà è un po' ambiguo come termine, in realtà vuol dire volontariamente ti puoi iscrivere al Servizio Sanitario Regionale, ma devi pagare per farlo, si parla di una quota che sfiora i 400 euro annui, altrimenti ti fai un'assicurazione privata. Però questo è il significato di quella iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale o Nazionale. Non iscrivibili, ci sono dei cittadini extracomunitari in Italia con un permesso di soggiorno che non ammette l'iscrizione al servizio sanitario. Sono due ipotesi, in realtà si fanno prima dire che non a immaginarseli. Uno sono i cittadini che vengono qui per motivi di turismo, quindi coloro che stanno non più di 3 mesi in Italia, e la seconda categoria sono quei cittadini extracomunitari entrati in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche, attenzione, e cure mediche ai sensi dell'articolo 36 del testo unico immigrazione, cioè un permesso di soggiorno
che non si vede quasi mai, sono quelle persone che arrivano in Italia grazie a una sorta di, chiamiamoli, corridoi sanitari, quindi vengono proprio individuati nel paese di origine e trasferiti in Italia a spese proprie, quindi sono loro a pagarsi le cure in Italia, per una specifica, per la cura di una specifica malattia tendenzialmente. Una volta finito il trattamento sanitario per il quale erano stati autorizzati a venire in Italia, devono fare rientro nel loro paese. Ecco perché non sono iscrivibili al servizio sanitario regionale. Vengono solo per quella cura e poi tornano a casa. Il cittadino extracomunitario irregolare, cioè colui che non ha un permesso di soggiorno, proprio alla luce di quanto ha detto già la dottoressa Masseria e anche la dottoressa Rossi, cioè l'articolo 35 della Costituzione, l'articolo 32 della Costituzione, l'Italia garantisce a tutti gli stranieri qui presenti, anche senza permesso di soggiorno, le prestazioni, ancorché urgenti e comunque essenziali. Quindi hanno la possibilità di ottenere un codice STP straniero temporaneamente presente in Italia e di potersi rivolgersi ai due centri ISI che sono presenti a Torino, come diceva la dottoressa, uno in via Monginevra e l'altro in Lungo della Savona. Questa è la situazione, quindi va da sé che se il genitore è iscritto al servizio sanitario regionale, perché in regola, quindi siamo nella colonna di sinistra, il minore sarà automaticamente iscritto anche lui al servizio sanitario regionale, perché anche il minore avrà il permesso di soggiorno collegato a quello del genitore e quindi potrà fare l'iscrizione senza problemi e scegliere poi il pediatra. Al contrario, se il genitore è irregolare ed è quindi titolare del codice STP, anche il minore potrà rivolgersi al centro ISI ottenendo il proprio codice STP. Ma attenzione, per i minori c'è una novità. E la novità la dico subito, tutti i minori stranieri presenti in Italia possono iscriversi al servizio sanitario regionale, anche se irregolari. Ok, questo è importantissimo e lo vedremo nelle slide successive, però lo dico subito perché altrimenti, e questo dal 2017, è possibile farlo. Mi pare che la dottoressa Masseria l'abbia ripreso nella sua esposizione, per cui lo ribadisco una volta in più perché è importante passare questo messaggio. Al contrario, i cittadini comunitari, quindi coloro che arrivano dall'Unione Europea o che sono ugualmente equiparabili, anche loro si potranno distinguere in cittadini regolarmente presenti sul territorio o irregolari. È vero che il cittadino comunitario ha il diritto alla libera circolazione nell'area Schengen, quindi qualunque cittadino appartenente all'Unione Europea può decidere di spostarsi e venire in Italia a vivere senza avere la necessità di richiedere un permesso di soggiorno, quindi la regolarità è diciamo così, quasi automatica. Quello che fa la differenza è questo: per potersi iscrivere al servizio sanitario regionale e quindi godere di tutta una serie di agevolazioni, è necessario che gli stessi acquisiscano la residenza. E per prendere la residenza vengono richiesti loro tutta una serie di requisiti, in particolare requisiti reddituali, cioè io devo dimostrare al comune in cui richiedo la residenza di poter, cioè di essere in possesso di risorse economiche sufficienti proprio per poter sopravvivere, quindi avere mezzi di sussistenza. Ecco, questa è un po' la differenza. Laddove il cittadino comunitario non sia in grado di dimostrare questi mezzi di sussistenza e quindi non riesca ad acquisire la residenza in Italia, sarà considerato un cittadino comunitario irregolare, ma non perché non ha il permesso di soggiorno, ripeto, i comunitari non hanno i permessi di soggiorno, non ne hanno bisogno, girano semplicemente con le loro carte di identità, con il loro passaporto, con quello che hanno. Nessuno può espellere un cittadino comunitario se non in rari casi di pericolosità sociale, però tendenzialmente il comunitario può decidere di vivere dove vuole, ma se vuole godere dei diritti collegati proprio alla propria nazionalità in generale, insomma, se vuole risiedere in Italia lavorando, avendo una residenza e quindi potendosi anche iscrivere al servizio sanitario regionale, deve dimostrare di potersi mantenere o con un lavoro oppure tramite mezzi di sussistenza di provenienza lecita.
Nel caso appunto in cui il cittadino comunitario non riesca a prendere la residenza, allora potrà richiedere il codice ENI. Ed è proprio questo, l'europeo non iscritto, quindi temporaneamente presente in Italia, e anche lui avrà diritto, così come i titolari del codice STP, ad accedere ai centri ISI per le prestazioni sanitarie. Questa è la prima distinzione, stessa cosa per i minori, anche qua seguiamo lo stesso ragionamento di prima. Ora, non riesco ad andare giù, ogni tanto si blocca, eccolo qua. Questo è il messaggio che cercavo di far passare. Il diritto alla salute è assicurato a tutti i minori presenti in Italia ed è proprio sulla base di questo principio che è stato stabilito a partire dal 2017 il diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i minori, indipendentemente dalla loro posizione sul territorio. Quindi a prescindere dal fatto che siano comunitari o extracomunitari e a prescindere dal fatto che abbiano o meno un permesso di soggiorno o una residenza. Quindi questo è un po' il punto fondamentale, ecco, che va a superare quello che era l'orientamento precedente. Quindi il minore straniero potrà decidere, laddove i suoi genitori siano irregolari, se seguire la strada dei genitori, richiedendo quindi un tesserino STP e rivolgendosi al centro ISI e facendo comunque, esercitando comunque la scelta del libero pediatra, oppure se iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, a differenza dei suoi genitori che non potranno farlo. Questa è un po', è stata un po' la rivoluzione del 2017. Infatti in passato questa questione è stata molto dibattuta, regioni andavano in maniera, insomma, macchia di leopardo, quindi atteggiamenti differenti nelle varie regioni. Grazie a un'interpretazione dell'articolo 24 della Convenzione di New York, quindi la tutela del fanciullo, che dice proprio che tutti i minori debbano avere accesso all'assistenza sanitaria senza discriminazioni, si è giunti a estendere la possibilità e quindi il diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale gratuitamente, quindi un'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale per tutti i minori presenti in Italia, tutti i minori stranieri presenti in Italia, proprio grazie a questa interpretazione estensiva della Convenzione di New York e ad una serie di normative che si sono avvicendate nel tempo. Regione Piemonte, come vi dicevo, è stato un po' il capofila, perché fin dal 2015, con questa delibera della giunta regionale a firma congiunta dell'allora assessori Saitta e Cerutti, venne consentita l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale a tutti i minori, appunto a prescindere dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno dei propri genitori. Ma ulteriore passo in avanti, e ulteriore a livello nazionale questa volta, proprio nel 2017 con quel decreto ministeriale che andava a stabilire i livelli essenziali di assistenza, è stato esteso questo diritto a livello nazionale a tutti i minori extracomunitari. In particolare l'articolo 63 al comma 4 dice: i minori presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani. Quindi questo è stato un ulteriore passo in avanti a livello nazionale, dove ha esteso questo diritto all'iscrizione sanitaria a tutti i minori extracomunitari. Non ha fatto lo stesso per i comunitari, questo dobbiamo dire. A livello nazionale c'è questo grosso problema che invece qua in Piemonte pare essere superato proprio grazie a questa delibera regionale del 2015. Da ultimo, la legge Zampa, che ha esteso l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, quindi l'iscrizione gratuita a tutti i minori stranieri non accompagnati. MSNA sta per quello, minori stranieri non accompagnati, quindi sono i minori di cui diceva prima la dottoressa Masseria, cioè tutti i minori che arrivano in Italia senza la presenza di un genitore, quindi minori che arrivano da soli, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, quindi come diceva bene la dottoressa, anche in attesa ancora, quindi anche laddove non sia stata già formalizzata una residenza presso il comune,
è sufficiente che gli stessi si trovino sul territorio nazionale e siano stati segnalati all'autorità competente, quindi tendenzialmente il comune che ha la responsabilità sui minori stranieri non accompagnati. In questo caso anche loro potranno iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e lì rimanervi fino al compimento del 18° anno di età. Questo è un piccolo riassunto di quello che ho detto, pazienti minori extracomunitari e pazienti minori comunitari. Per gli extracomunitari ci sarà un obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per tutti i minori, quindi l'STP lo chiedono se vogliono, ma possono e hanno il diritto ad iscriversi al Servizio Sanitario, quindi avere la tessera sanitaria, il tesserino sanitario, esattamente come i bambini italiani. Sia che siano in regola, sia che siano extracomunitari. E questo viene esteso, questo diritto è stato esteso anche dalla legge Zampa, anche ai minori stranieri non accompagnati. Allo stesso modo, per i pazienti minori comunitari, anche qui ci sarà un obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale per i figli dei comunitari regolari, cioè per tutti coloro che hanno una residenza in Italia. Negli altri casi al minore verrà assegnato al minore il proprio codice ENI, quindi questa tesserina, questo codice formato da 17 cifre, proprio per identificarlo, e attraverso questo potrà usufruire di tutti i servizi sanitari. Quindi in Piemonte tutti i minori vengono iscritti al Servizio Sanitario Regionale grazie a questa delibera regionale del 2015 e alla circolare attuativa sempre del 2015 che ha chiarito in qualche modo questi passaggi. Per procedere all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, lo diceva la dottoressa Masseria, è necessario il codice fiscale, quindi se il minore ha già un codice fiscale, solitamente perché è in regola uno dei due genitori e quindi anche lui è regolare e è già in possesso del codice fiscale, l'iscrizione viene effettuata immediatamente, quindi non ci sono intoppi. Al contrario, se il minore non possiede il codice fiscale, allora potrà richiedere il codice fiscale direttamente all'ASL, come diceva la dottoressa Masseria. Faccio soltanto una precisazione, perché ecco, parlavamo della circolare, la risoluzione 25E del giugno 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Faccio presente che questa possibilità di chiedere il codice fiscale direttamente all'ASL, la Regione Piemonte l'aveva già prevista con la circolare del 2015, quella circolare applicativa e esplicativa della delibera regionale della Cerutti e di Saitta, per cui in realtà già dal 2015 che ci saremmo dovuti attivare, poi quindi proprio con l'ASL che richiede il codice fiscale al posto dei genitori direttamente all'Agenzia delle Entrate. Capisco benissimo le perplessità della dottoressa Masseria, assolutamente. Faccio però presente che in quella circolare veniva descritta la procedura per filo e per segno, come se fosse come versi un bicchiere d'acqua. Probabilmente non era stato così, non l'avevano concordato con gli uffici giusti, però e vi dico come veniva presentata. Vedete, io qua ve l'ho super riassunta, però questa è proprio la circolare della Regione Piemonte che ci dice come si fa. Il genitore deve presentare all'ASL, quindi quando va a chiedere l'iscrizione del minore e anche previo, diciamo così, il rilascio del codice fiscale, porterà l'atto di nascita italiano se il bimbo è nato in Italia. Nel caso in cui sia nato all'estero dovrà portare l'atto di nascita tradotto in italiano, oppure se non ce l'ha va bene un passaporto o un altro documento identificativo del minore, oppure laddove non abbia nulla di tutto ciò, né l'atto di nascita né il passaporto, in quel caso l'ASL rilascerà un codice STP al minore, quindi un codice straniero temporaneamente presente sulla base delle dichiarazioni dei dati anagrafici autodichiarati, autocertificati dal genitore, al solo fine di richiedere il rilascio del codice fiscale all'Agenzia delle Entrate, perché a quel punto l'ASL trattiene copia di quello che ha, se ce l'ha.
una volta acquisite le copie di questi atti, facciamo finta l'atto di nascita o il passaporto o la dichiarazione del genitore che dice che quel bimbo è suo figlio, si chiama Mario Rossi ed è nato nel 2018, trasmette a questo punto questa documentazione all'Agenzia delle Entrate, la quale, questa era la, faccio riferimento alla circolare regionale del 2015, la quale a questo punto manderà, attribuirà il codice fiscale segnalandolo all'ASL e l'ASL dovrà inserire questo codice fiscale ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale comunicando al genitore o a chi le fa le veci il codice fiscale. La facevano molto semplice, mi rendo conto, però è così. Nella risoluzione 25, anche qua sempre tramite la compilazione del modulo AA4/8, adesso non mi ricordo più, comunque il modulo che ci ha fatto vedere la dottoressa Masteria. Quindi in questo caso qua il genitore compilava insieme presso l'ASL, quindi insieme all'addetto, l'incaricato dell'ASL, veniva compilato questo modulo che veniva poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate e loro rispondevano. Questa, molto molto in sintesi, mi rendo conto che nella pratica poi le cose sono andate diversamente, la dottoressa Masteria ce ne ha dato conferma, però sappiate che in Piemonte questa possibilità era già prevista, proprio per agevolare l'iscrizione dei minori, ovviamente, al Servizio Sanitario Nazionale. Poi se ci sono domande ovviamente lascerò la parola, ma tanto ho finito, sono arrivata all'ultima slide. Al momento dell'iscrizione, quindi una volta iscritto il minore al Servizio Sanitario Regionale, verrà effettuata la scelta del medico di famiglia o il pediatra per i bambini. L'iscrizione è annuale, lo confermo, lo diceva già la dottoressa Masteria, è annuale e viene rinnovata di anno in anno fino al compimento del 18° anno di età. E poi abbiamo, questo è importante ricordarlo, un'esenzione del ticket sanitario per i minori tra gli 0 e i 6 anni dietro presentazione di dichiarazione di indigenza. Quindi per tutti i minori tra 0 e 6 anni, tutti i minori stranieri tra 0 e 6 anni, laddove venga ovviamente compilata una dichiarazione di indigenza da parte dei genitori, vi sarà un'esenzione totale del ticket sanitario con questo codice di esenzione X23. Per i minori stranieri non accompagnati, ammetto che non conoscevo questa delibera regionale di cui ci ha accennato la dottoressa Masteria del 2021 con l'esenzione B018, mi domando come mai la regione si sia tanto spesa, perché esisteva già un codice di esenzione per i minori stranieri non accompagnati, che è questo X24, fino ai 18 anni i minori stranieri non vanno. Però questo, non lo so, è una mia non conoscenza di questa delibera regionale, vi faccio così, porto un elemento in più: a livello nazionale i minori stranieri non accompagnati, quindi sempre i minori che arrivano da soli in Italia, hanno diritto non solo all'iscrizione obbligatoria fino ai 18 anni di età, ma anche un'esenzione da tutto il ticket sanitario fino ai 18 anni grazie a questo codice. E io ho finito e interrompo così. Vi rivedo perché mi sembra di parlare da sola. Ecco, grazie. Ho finito. Ovviamente se ci sono questioni, approfondimenti o insomma, voglia anche di confrontarsi, molto volentieri. Io vi ho riportato quello che è il dettato normativo, che non sempre poi corrisponde con i fatti e con la pratica, però credo che questo momento avesse proprio anche un po' quell'obiettivo lì, cioè di provare a confrontarsi sulle varie prassi o difficoltà che si incontrano poi concretamente. Grazie. Grazie all'Avvocato D'Angelo. E non so se la dottoressa Masseria vuole intervenire o se lasciare spazio alle domande, mi dica lei. Dalle esenzioni, perché la dottoressa Alessandra, adesso non vedo il cognome, sono qua D'Angelo, ma poco riuscito conta. No, parlava della X23-24, che sì. Non lo so, mi sembra che siano esenzioni della Regione Lazio. E invece questa, la B18, proprio per
colmare questo vuoto che si era creato per i bambini piemontesi dai 6 anni in poi è stata creata proprio nel 2021. Quindi adesso non so. Infatti, dicevo, io no, l'X24 so che è regionale, so che è nazionale, però interessante sapere che ce n'è una anche regionale, quindi mi riprometto di approfondire la questione e piuttosto provare a capire appunto se va, come dire, a tutelare maggiormente, quindi immagino di sì, perché altrimenti non ne colgo la necessità, quindi sicuramente avranno esteso e sarebbe interessante capire quindi sotto quali aspetti, però appunto su questo magari ci approfondiamo, esatto, approfondendo la questione maggiormente, molto volentieri. Dottoressa Rossi, ha bisogno di intervenire? No, io avevo sottolineato soltanto che i due indirizzi che abbiamo scritto nel video che avevamo girato un bel po' di tempo fa dei centri ISI dove c'era sia Lungodora che Via Monginevro in realtà non sono corretti. Ormai Via Monginevro si è trasferito insieme a Lungodora, quindi l'unico centro ISI che esiste a Torino è quello in Lungodora. Non c'è più quello di Via Monginevro. In realtà al numero di telefono rispondono che era segnato per Via Monginevro rispondono le persone che sono in Lungodora, quindi esiste soltanto più un centro ISI, solo che il video ovviamente era stato girato più di un anno fa ed era ancora aperto quello di Via Monginevro. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che purtroppo questi passaggi sì, sono chiari, però purtroppo i bambini che nascono da genitori stranieri che dovrebbero fare la prima visita dal pediatra a 15 giorni di vita, non ce n'è nessuno che riesce ad avere i documenti, nessuno. E quindi spesso vengono in pronto soccorso a 15, 20, anche 30 giorni di vita dicendo che non sono ancora riusciti a fare il codice fiscale, a richiedere il tesserino sanitario o piuttosto la tessera STP. Quindi purtroppo c'è un grave ritardo di tutti questi passaggi, ma anche per gli italiani in realtà, per loro ancora di più, per chi non è regolare. Grazie. Segnalo che nella chat è stato evidenziato che c'è anche un centro ISI per l'ASL Torino 4 a Settimo Torinese, poliambulatorio di Viale Mi, perché è in quella zona o lavora in quella zona.